Buonasera! Ciao! Che bello avervi di nuovo a casa mia! Non farmi tornare nemmeno una volta in quel bar. Non farmi sentire mai più quell'odore di chiuso. Sì, lo so che io ti avevo un po' illuso. Ma sai quante volte parlando io illudo anche me. Ti ho vista tentare un panino dentro all'autogrill. A volte un dettaglio può uccidere una poesia. Sì, lo so che in questi casi è sempre colpa mia. L'amore inventato non vale il ricordo di lei. Ma visto che lei non c'è più, non possiamo di certo fermarci. Noi uomini forti sappiamo a che santo votarci. In nome di cosa non so, teniamo duro. Teniamo nascosto il passato e pensiamo al futuro. Ma il futuro cos'è? Il futuro è un'ipotesi. Forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera fino a quando chissà. Quando mi metto a parlare non capisci mai. Oppure mi prendi alla lettera e sbagli risposta. Sì, lo so che starmi accanto molto spesso costa. Ma sai quante volte mi costa restarmene qui. Ma il futuro è un'ipotesi. Forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera. Ma il futuro è un'ipotesi. Forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera fino a quando chissà. Ma il futuro è un'ipotesi. Il futuro è un'ipotesi, ma il presente in casa Peiretti è una certezza. E questa certezza si chiama Valentina Branca! Eccoci! Buonasera Enrico, ciao amici a casa, ciao a tutti! Sono contentissima questa sera. Il futuro è un'ipotesi, Branca! Come stai? Ma tu sei il presente. E che bel presente, amici a casa! 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi, vostre fotografie, vostre richieste, i saluti alla Branca! Senti l'applauso. Mamma mia, grazie. L'applauso grazie. Della base, però... Vabbè, non fa niente, però l'importante è che ci sia. Questa sera abbiamo tanto, tanto pubblico a casa, sì, pronto sì. A ascoltare le nostre canzoni e... Raramente abbiamo tanto pubblico anche qui, anche a Luserna qui, San Giovanni. Stasera. Avremo una puntata con tantissimi ospiti. Che bello. Come stai, Vale? Molto molto bene, poi sono qua, cioè scusa Prossimo brano, sì, qui in sì. diretta, mi raccomando, i vostri messaggi a 348 80 40 254, riempiteci d'affetto. Il prossimo brano in diretta è molto recente. È già. È recentissimo, Sanremo di quest'anno.
dedicato a tutte le donne all'ascolto, Fiorella Mannoia, Mariposa. Eccolo. Sono una strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona di arance e di spine. Sono una fiamma tra le onde del mare, sono una sposa sopra l'altare, un grido nel silenzio che si perde nell'universo. Sono il coraggio che genera il mondo, sono uno specchio che si è rotto, sono l'amore, un canto al corpo, un vestito troppo corto, una voglia, un desiderio, sono le quinte di un palcoscenico, una città, un impero, una metà, sono l'intero. Orgogliosi ascoltiamo, tu sei orgogliosa canti, noi orgogliosi di te, qui siamo contenti. Diciamo che questi sbalzi di temperatura non giovano alla mia gola, non però giovano. Vabbè, non fa niente. Valentina, allora, dimmi. Portato qui a Luserna San Giovanni, sì, il primo ospite di questa sera è un tuo amico, quindi presentalo tu. Esatto, bene, questa sera abbiamo Osvaldo Saitti, che è il regista della compagnia teatrale Arcobaleno. Osvaldo, buonasera e benvenuto in casa Peireti. Buonasera Osvaldo. Sì. Allora, vediamo un po' di sistemarci qua tra cavi vanno, cavi che vengono, bisogna fare attenzione. Osvaldo, a lei il microfono. Buonasera, benvenuto in diretta su Rete 7, benvenuto in casa Peireti. Emozionato? Mi metto... Abbastanza. Ok, beh, d'altra parte è giusto che sia così, siamo in diretta. Osvaldo, raccontaci perché Valentina ti ha fatto venire qui, è così allora, contenta stasera Valentina. Diciamo che Valentina... Sono un po' più vicino al microfono alla bocca. Valentina sicuramente è una bravissima ragazza, una cantante stupenda, e l'abbiamo coinvolta in teatro. In un grande progetto che sabato 25 maggio presenteremo direttamente al Teatro di Rivoli di Borgo Nuovo. Nel frattempo guardiamo nel nostro schermo, nello schermo dei Amici a Casa, maggio, Al di là delle parole, che è il vostro promo. Sì, e al di là delle parole, perché al di là delle parole? È un significato molto semplice, perché dietro le parole ci sono tutti i dubbi che le persone, che qualsiasi persona ha, le sue paure, i suoi dubbi, le
diciamo, le, come posso dire, quelle cose nascoste che non vengono mai dette. Quindi noi cerchiamo in questo spettacolo di mettere proprio in luce tutte le problematiche che le persone hanno. Quando parliamo di problematiche, parliamo delle paure normali che abbiamo, ma nello stesso tempo anche di quei temi che tante volte non raccontiamo. L'amore. Rimangono nascosti. Nascoste. Ecco, l'amore. L'amore è una cosa importantissima. Tante volte noi diciamo siamo innamorati, è bellissimo stare con una persona, ma che cos'è veramente l'amore? E questa è una domanda che forse nessuno al mondo avrà mai dato una risposta concreta. Che cos'è l'amore? Quindi noi cercheremo di trattare questi argomenti, che sicuramente sono argomenti abbastanza pesanti, ma nello stesso tempo che sono dubbi che tutti quanti abbiamo, anche il senso della vita. Tante volte noi non sappiamo di che cosa, perché siamo qui dentro, che cosa faremo in questa vita e via dicendo. E un altro argomento che mi piace raccontare in questo spettacolo è un argomento veramente anche di attualità, e la violenza sulle donne. Certo, anche noi in Casa Peretti abbiamo dedicato delle puntate intere, no, ecco, a questo cancro della nostra società. Noi sappiamo che nel 2023, quindi parliamo dell'anno scorso, 240 donne sono state uccise. Il 50% di queste donne sono state uccise dal proprio partner, compagno, marito o ex fidanzato. Quindi questa è veramente un problema sociale. Soprattutto perché ha iniziato questo discorso con una data. Ha iniziato con il 2023. Sì. Cioè, ragazzi, siamo nel 2023 e ancora oggi siamo qui a soffermarci su questi argomenti che personalmente non dovrebbero più esistere. Assolutamente. Correggimi se sbaglio, Osvaldo, però è così. 240 persone, donne, che vengono uccise, ma qual è il motivo? È il motivo perché non c'è un rapporto d'amore tra le persone. Quindi quando uno pensa che la propria donna è sua dal punto di vista possessivo, che può fare di tutto quello che vuole, può succedere anche questo. Può essere uccisa, può essere violentata, può essere presa a calci. Cioè, questa è la violenza. Quindi la donna non può vivere in questa situazione. Noi dobbiamo renderci conto che è un problema sociale e quindi dobbiamo affrontarlo noi come uomini, certo, non tanto come donne. Certo. Noi uomini dobbiamo avere la capacità di affrontarlo tutti i giorni. Quando vediamo una donna, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo dicendo. Quindi è questo che noi tratteremo in questo spettacolo, e cercheremo di fare in modo di, attraverso dei monologhi, far capire alla gente, no, di questo argomento che veramente posso dire negativo, sì, per la nostra società. Come ho detto prima ho definito che sia davvero un cancro della nostra società. Quindi alternate dei monologhi con delle canzoni, qui entra in gioco la nostra Valentina. Ecco. Ma Valentina, prima di andarti, io voglio sentire la canzone, certo, che canterai, certo, a Rivoli, certo, fra qualche giorno. Certo. Prima di questo però raccontiamo un po' di questa compagnia teatrale, dove è nata, quando sì, è nata, perché è nata. Allora, la compagnia teatrale è Arcobaleno, nata quasi 15 anni fa a Rivoli. È una compagnia così, nata tra amici che si vedevano ogni tanto presso una parrocchia, diciamo una parrocchia di Rivoli, San Bernardo. E cosa è successo? Che in pratica ci siamo guardati un giorno e abbiamo detto: ma perché non facciamo un po' di teatro? Che come bello, tutte le cose che succedono. E quello che in pratica abbiamo scoperto è che ci sono delle persone che hanno anche dei talenti, ma dei talenti nascosti che ognuno non sa. Quindi c'era quello che era bravo a fare il monologo, quello bravo, che ne so, a cantare e via dicendo. Quindi ogni persona, quello che ho capito, che ogni persona alla fine ha un talento nascosto. Qual è la capacità di un regista, di una persona? Adesso non voglio farmi complimenti. Osvaldo, falli. Stato bravo a tirar fuori il talento nascosto da molti dei tuoi amici. Scoprire le capacità di ognuno e farle risaltare. Tranne di Valentina, perché il talento Valentina noi è 4 anni che lo conosciamo, quindi non puoi prenderti il merito. E infatti volevo arrivare a Valentina, perché Valentina
in questo spettacolo ha un ruolo importantissimo, perché oltre alle parole, quello che abbiamo detto, sì, ci sono le musiche e le canzoni. Sì. Lei canta un brano veramente fantastico, che io spero che canterai dopo. Io vado certo già a prepararlo. Ecco, certo. Che in pratica racconta l'incontro tra due giovani, quindi un ragazzo e una ragazza, da piccoli che si incontrano, si innamorano, quindi crescono insieme. Lei era innamoratissima di lui, alla fine si fidanzano, fino ad arrivare che si sposano, no? A quel punto, dopo che si sposano, lei diciamo che è innamoratissima del marito, però lui niente. Lui cambia, però lei continua a amarlo. Quindi si accorge che alla fine quel principe azzurro che aveva nella sua mente non è un principe azzurro. Si è sbiadito, quell'azzurro non è più azzurro. Ma si è sbiadito, ma anche perché iniziava a violentarla, a consumarla come vita. E quindi questo, in questo monologo, fatto da due persone, quindi è un dialogo, diciamo, non un monologo, di un ragazzo e una ragazza, Valentina ha il compito, subito dopo, di interpretare questo tipo di violenza. Laura Pausini, il titolo della canzone, è Sono solo nuvole, Valentina Branca. E vorrà dire che starò seduta ad aspettarlo qua. E se anche fosse, dimmi poi che fa. Sono sempre stata appesa al filo, il mondo è senza età. E non mi importa più di resistere, di quello che mi dà. Non so che farmene, sono solo nuvole che si dileguano, ti schiena andando via di scena, senza dire una parola, come quando il tempo passa, non aspetta più per me.
delle parole è in scena a Rivoli. Aiutami la data. Sabato 25 maggio alle ore 21. È già sold out, ragazzi. Quindi non potete andare. Non è una promo perché non potete andare. Il teatro è già strapieno, non ci sono più posti. Però abbiamo una novità. Però abbiamo la novità che su tutti i social, quindi Facebook, Instagram e via dicendo, abbiamo la possibilità di iscriverci tranquillamente. Potete compilare un modulo tranquillamente per poter fare in modo che di presentarvi per la replica in autunno. Quindi wow. noi vedremo questo spettacolo, replicheremo questo spettacolo. Ecco, qui abbiamo il link in sovraimpressione. Abbiamo il link in sovraimpressione che tranquillamente potete accedere a quel link e compilare tranquillamente il modulo. Io ringrazio Osvaldo Saita. Grazie. Per la grazie, sua Osvaldo. Presenza qui in diretta. Grazie, mi raccomando, mille. Andate a vedere questo spettacolo perché è da pelle d'oca, ok? Ci fermiamo soltanto 3 minuti e poi ancora musica, ancora ospiti qui in casa Peretti, ancora Valentina Branca. Grazie Osvaldo. Grazie. Grazie. Pubblicità. Il prossimo brano che vado a cantare in questo inizio del secondo tempo, ricordiamo che siamo in diretta, sono le 20:26. Il prossimo brano fa un po' da preludio all'intervista che arriverà subito dopo. E io lo voglio dedicare a tutte le persone che mi stanno ascoltando davanti alla loro TV e magari è un po' di tempo che non vedono il nipotino, è un po' di tempo che non vedono i figli e si sentono un po' così, abbandonati, o meglio, si sentono invisibili. E questa canzone è dedicata a tutta voi. Una panchina in due, trovando il sole della mattina, e intanto un altro inverno se ne va. C'è gente davanti a voi che passa e guarda e non vi vede, non c'è nessuno a farvi compagnia, ma vi bastate voi col tempo addosso, che il battito di un cuore non ha età. Fare l'amore e poi sognare un figlio da carezzare era il traguardo di una vita fa. Il tempo invece va per la sua strada. Aggrappati immobili ad un fiore.
voglio proprio parlare con due amici, di Casa Peiretti, che fanno questo in questi giorni, ma non solo. Rendono visibile chi in realtà è invisibile. E non è un gioco di magia, ma è una cosa legata al cuore, all'anima. Stefano e Chiara, prego ragazzi, forza. Ciao Chiara! Ciao, lei ciao. È Chiara e lui è Stefano, per forza. Accomodatevi in Casa Peiretti, io vi microfono così in diretta. Grazie. E uno e due, benvenuti. Grazie. Grazie Rico. Buonasera a tutti. Siete emozionati di star qui? Moltissimo. Oh, moltissimo, ed è bello che sia così, ed è giusto che sia così. Allora, inizio con Stefano. Stefano, raccontaci di questo vostro progetto che si chiama Integralmente. È molto inerente alla canzone che ho appena cantato. Assolutamente. Innanzitutto inizio col presentarmi. Io sono Stefano Zoppi e sono un operatore sociosanitario della Diaconia Valdese. Il progetto Integralmente, allora, cos'è? Innanzitutto iniziamo col dire che è un progetto che è rivolto a persone ultra 65 anni con patologie collegate con problemi cognitivi come Alzheimer o Parkinson. Vede coinvolti la Diaconia Valdese stessa, l'ASL TO3, la CISP Pinerolo e la cooperativa Valdocco. Ci sono dei professionisti in questo campo, ci siamo gli operatori sociosanitari come me, poi ci sono kinesiologi, psicologi, infermieri e più altre figure. E cos'altro dire, appunto, facciamo tantissime attività, come potete vedere da come queste immagini, come quelle fotografie che io ho usato anche nel video mentre cantavo prima, e queste fotografie vogliono davvero, cioè, hanno un valore incredibile, sì, posso dirtelo, perché siete voi in mezzo a loro, esatto, e le cambiate, posso dire che le cambiate la vita. Siamo insieme, il termine giusto è insieme affrontiamo le problematiche insieme a loro, insieme alle loro famiglie, e soprattutto il messaggio che cerchiamo di dare è che non bisogna sopravvivere, ma bisogna vivere. La vita a una certa età non finisce, si possono, nonostante le difficoltà che arrivano, andare avanti, e comunque la vita ha ancora tanto da riservare. Che belle cose che fate, ragazzi, veramente vi fanno onore. Grazie. Chiara, grazie. 24 maggio, cosa succede nel tuo ristorante, il ristorante La Bergera, il 24 maggio? Buonasera a tutti. Allora sì, abbiamo deciso di dare una mano a Stefano per realizzare questa cena solidale di beneficenza, per cui abbiamo organizzato questa cena con lui. Però la cosa bella di questa cena è che lo staff e il personale praticamente sono gli OS e tutti gli infermieri che vengono a darci una mano. Quindi non hai camerieri tuoi quella sera? Assolutamente licenziati, no. In tronco tutti, perché sono no, sono a riposo. Non li hai licenziati? No, no, sono a riposo, perché che bello questo. Quindi anche la tua parte, quindi mi raccontavi prima che anche tutto il discorso inerente al cibo è stato donato. Voi sì, vi mettete in cucina, cucinate, però... Certo, la cosa bella è che siamo riusciti a ottenere le materie prime per realizzare la cena da questi fornitori che ci hanno dato ovviamente le materie prime gratis. Nel frattempo che scorreva la vostra locandina ho visto una faccia nota, perché ho visto la faccia del nostro Enzo Alasino. Ricordiamo che non ci sarà a suonare Enzo Alasino, ma bensì Christian, che fa parte del gruppo di Enzo Alasino. Quindi potete andare al ristorante La Bergera il 24 maggio, mangiare benissimo, fare del bene e ascoltare buona musica. Poi ragazzi, io direi... Assolutamente. Correggimi se sbaglio, ma hai detto tutto tanta giusto. Roba. Menù 30 euro, 3 antipasti, primo, secondo, dolce, caffè, vino, acqua inclusi. Ragazzi, divertimento garantito. Solidarietà. Sarà una stupenda serata. Allora, come fare per... ci sono ancora pochi posti. Come fare per prenotare questa serata? Allora, praticamente, come potete vedere, c'è un numero di telefono 0121 91 457, ci si prenota e tramite Satispay si può effettuare il pagamento dei 30 euro. Detto questo, ricordo anche che se qualcuno non potesse esserci alla cena, sempre con lo stesso metodo, può effettuare una donazione che servirà al nostro progetto a far sempre più servizi, renderli sempre migliori e far star sempre meglio
i nostri genitori, i nostri nonni, le persone a cui vogliamo bene. Servire con le persone, lo leggo lì sullo schermo, è una grandissima cosa. Complimenti a voi due, complimenti a tutte i vostri gruppi, no? Al ristorante La Bergera, complimenti a tutta la Diaconia Valdese. È un progetto davvero importante. Quando Chiara me ne ha parlato, mi ha detto: ma senti, io conosco Chiara da tanto tempo, perché pensate, e questo ci tengo a dirlo, io ho suonato il suo addio al Nubilato 17 anni fa. 17 anni fa io suonavo e lei a distanza di pochi giorni si sposava e ho portato fortuna, perché va ancora tutto bene, tutto alla grande, è importante quello. Comunque grazie, quando mi hai detto possiamo parlare di questa cosa nel tuo programma io ho detto ma certo, ben volentieri. Ma non finisce qui, perché vogliamo chiudere questa parte di Casa Peretti con una tua idea. Racconta questo video, è una canzone che non canteremo noi ma la vedrete, è un brano, Non ti scordar di volermi bene, di Paolo Ruffini, che saluto, mio carissimo amico, ciao Paolino, e Lorenzo Baglioni. È un brano, cioè adesso andremo a ascoltarlo. Bello però tosto, bello tosto, sì. Vuol dire tanto, giusto? Vuol dire tanto, ci sono tanti messaggi e diciamo che nella mia esperienza pluriennale al Rifugio Carlo Alberto, che sono specializzati proprio sull'Alzheimer, ho visto tante volte delle persone non ricordarsi come si chiamano, esatto. Perché sono lì. Tant'è che questo brano che adesso andiamo a vedere è un racconto di un nipote che parla con sua nonna e le dice proprio: esatto. Non ti scordare di volermi bene, sono io, prima o poi mi sposerò, anche se mi chiedi sempre quando è che ti sposi, prima o poi, quando troverò la donna giusta, mi sposerò. Cioè, ma ragazzi, facciamola breve, andiamo a vedere questo video, ragazzi a casa, osservatelo con attenzione, andate a capire ogni singola parola, perché forse da domani, non dico che vi stravolga la vita, ma un pochettino ve la può cambiare. Vai col video, regia. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. Nonna, lo sai, mi ricordo le corse in bicicletta nel cortile, nel sole d'agosto. E un bambino ha l'idea che ogni cosa resti sempre, per sempre, così al proprio posto. Il presepe, le scale, la messa a Natale, un milione di ore passate. Sulle sedie in terrazzo a parlare con te, nelle sere d'estate. E poi un giorno la mente si aprì come si apre un portone, soltanto a metà è. Cominciarono a uscire le facce, le storie, i cognomi e l'età. E se ti guardi abbasso lo sguardo, non capisci il perché. Ma che importa, io solo ho paura, tu possa scordarti di me. Non ti scordare di volermi bene. Oh, oh. Non ti scordare di volermi bene. E adesso che a malapena ti ricordi il tuo nome, ti chiamo nonna e tu mi guardi come a dire: ma come? Gli anni non hanno più peso come fossero piume, e i minuti che diventano ore. E fatichi e ti sfalsi, Dio, quanto dolore, a trovare le sillabe delle parole. Io mi dico che il nero è somma di ogni colore, ti resto accanto con la mano e mi basta così. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. Oh, oh. Scordare di volermi bene. Oh, non ti scordare di volermi bene. Oh, nonna, sono io. Non ti scordare di volermi bene. E non importa per quante volte dovrò rispondere alle stesse domande, le stesse. Chi sei? Che ore sono? Ti sposi? E il nonno dov'è? Sono io, nonna, sono le tre. Mi sposo se trovo la donna per me. Il nonno ti aspetta, tranquilla. Ora dormi che ti voglio bene. Sono io, nonna, sono le tre. Mi sposo se trovo la donna per me. Il nonno ti aspetta, tranquilla. Ora dormi che ti voglio bene. Sono io, nonna, sono le tre. Sono le tre. Mi sposo se trovo la donna per me. Il nonno ti aspetta, tranquilla. Ora dormi che ti voglio bene.
sono io, nonna, sono le tre. Mi sposo se trovo la donna per me. Il nonno ti aspetta, tranquilla, ora dormi. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. Non ti scordare di volermi bene. Paolo Ruffini, Lorenzo Baglioni. Posso dirti grazie, Stefano, per avermi fatto scoprire questo brano, per aver avuto l'idea di mandarlo in onda. Sono io che ti ringrazio di cuore a nome di tutti. Allora, ricordiamo ancora l'appuntamento. Ci sono ancora pochi posti, ma se prenotate velocemente ce la fate. Il 24 maggio, ristorante La Bergera, La Bergera integralmente. Ricordiamo anche dov'è il ristorante La Bergera, che è tra Bagnolo e Barge, frazione Olmetto. Ci sarà Chiara, ci sarà Paolo. C'è o l'hai mandato via anche lui? Assolutamente, abbiamo bisogno di Paolo, lo chef. Paolo è il marito, assolutamente. È il marito, quindi ok, camerieri, ma almeno Paolo, perché altrimenti poi chissà cosa viene fuori. No. Ragazzi, ristorante La Bergera, Olmetto, venerdì 24 maggio, prenotate, una grande serata di musica, di solidarietà e si mangia benissimo, quindi ci conto, ragazzi, grazie per il vostro tempo. Non mancate. Grazie, Chiara, Enrico. Ferma Chiara, ferma, adesso ti faccio fare una cosa che non hai mai fatto in vita tua. È il momento della pubblicità, devi essere convincente, i nostri amici a casa non devono cambiare assolutamente canale, anzi continuate a scrivere messaggi al 348 80 40 254 perché Chiara vi dice... Vi aspettiamo subito dopo la pubblicità con Casa Peiretti. Brava Chiara, pubblicità. Quasi mai con l'età.
stasera da Valentina Branca. Grazie. Valentina, devo dirti che a me avere ospiti qua in casa Peretti piace tantissimo. È vero, siamo emozionati anche noi. Mi piace, perché comunque vedi queste persone che cercano di trasmettere qualcosa, di raccontare una loro passione, di raccontare un po' della loro vita così in diretta televisiva. È una parte di casa Peretti che a me piace molto, come questa, che sono tutti i vostri messaggi. Vai regia! Siamo prontissimi, non vediamo l'ora. Sempre pronti a leggere. Un'ora fa ad Armeno è apparso uno splendido arcobaleno. Sarà un caso se la compagnia teatrale si chiama proprio così? È un buon auspicio per tutti e per te Valentina. Buona la prima. Un abbraccio a voi Paola, Agnese, Maurizio. Ciao! Grazie ragazzi, grazie mille. E bravi, sì sì, sarà sicuramente di buon auspicio. Sempre bella musica con voi, Danda Alessandra. Ciao Dani! Ottimo inizio con Ruggeri, noi venerdì sera l'abbiamo visto a Volvera, splendido concerto con tanta roba, una marea di gente e musica d'artista. Un caro saluto a Enrico e alla fantastica Valentina con la sua magica voce, Betta e Tino! Grazie ragazzi! Ciao Volvera! Ciao Enrico, vai! Bellissimo inizio di serata in casa Peretti, bella musica ed allegria. Salutissimi a te e alla bravissima Valentina, Francesco! Ciao Francesco! Ciao Enrico, ciao Valentina, che bello rivedervi. Valentina, number one, post scritto. Mi puoi far sentire Stella Stai di Umberto Tozzi? Un abbraccio grande, Stefano, Gabriella e la piccola Milly! Mettiamo in programma anche questo brano. Grazie amici per ogni bella serata che ci regalate. Viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria! Ciao Giovannino! E che belli! Ciao Casa Peretti, Enrico Peretti. Faccio i saluti al mio amico Stefano e al suo figlio Giulio Ruffino, che hanno fatto un giro in mongolfiera da Antonio Primiceri. Che bello! Ah, però! Che invidia! Sono contenta che siete tornati, Casa Peretti. Sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena! Ciao Elena! Un saluto a te Enrico e a Valentina. Buona musica, Fabio da Bricherasio. Ciao Fabio! Ciao Fabio! Bravissima Vale con Mariposa, lo dice Maddalena! Grazie infinite! Ciao Peretti, Casa Peretti, ci sei mancata, stasera si canta, brava Valentina e bravo Enrico, Patti 60! Ciao Patti, un abbraccio! Ciao Enrico e Valentina, complimenti per la trasmissione, Caffaro Maurizio da Luserna San Giovanni, ciao Caffaro! Salutiamo Caffaro Maurizio che ci scrive da Luserna, guarda ciao, un po', finalmente ciao, finalmente uno da Luserna, bravo, finalmente, bravissima e bellissima Valentina! Grazie, no, quanti bei cuori! Guarda che ci ascoltano in tanti, sì, da Luserna, sì. Ma scrivono poco, ma scrivono poco perché mi incontrano a me durante il giorno e mi parlano a me, quindi cosa mi incontrano, cosa scrivo per i reti se lo vedo domani mattina. Bentornato Enrico, bravissimo, stasera con il brano Il Futuro un'ipotesi sei magico. Bentornata anche Valentina, siete bellissimi in super insieme. Grazie per la scelta dei brani, la passione che ci mettete ogni volta, anche per l'argomento trattato stasera sulle donne della compagnia Arcobaleno di Rivoli. Antonella da Grugliasco. Grazie Antonella. Iscriviti, grazie. Mettiti in lista per il prossimo loro spettacolo. Continuate così, siete grandi. Ada, Gian, Alex, Dorin e Eugenio. Ciao! Era difficile questo, a leggere veloce così. Ah, vabbè, ce l'ho fatta Bravi, complimenti come sempre a tutti, Ciro. Da quando visto Bonolis che... mi telefona un giorno sì, un giorno pure, imparo. Ciao Ciro! Ciao Ciro. Salutiamo anche Bonolis. Ciao sì, Bonolis. Sì, sì, tutti i giorni mi chiama. Sì, sì. Vorrei fare i complimenti a Osvaldo che dopo un trascorso nel teatro leggero di rivista ha trovato la sua dimensione nel teatro di testimonianza e di testimonianza. Complimenti a tutta la compagnia. Wow! E sicuramente in cucina che ci ascolta Osvaldo, quindi l'avrà letto. Ciao Enrico, ciao Vale, che emozione. Spero di riuscire a prendere i prossimi biglietti e venire a vedervi a teatro. Obbligatorio. Bene. Ciao, brava come sempre Valentina, una bella serata. Complimenti a tutti voi, un abbraccio Anna, Renzo e la nipotina Noemi. Un cuoricino per Noemi. Ciao Noemi, ciao Anna, ciao Renzo.
Amedeo ci scrive: ciao Enrico, ciao Valentino, una bella serata di cultura sociale, complimenti, grazie. Ogni tanto mi piace aprire le porte di casa Peiretti e parlare di problemi veri, ma anche con persone straordinarie che questi problemi cercano di risolverli. Bravissima Chiara, la canzone di Lorenzo Baglioni per la nonna è una delle più emozionanti che siano mai state scritte per chi ricorda con tanto amore i propri nonni, lo dice Simona. Io concordo con Simona. Bravissima. Concordo in pieno con Simona. Un saluto da Mattia e la piccola Alice e il piccolo Barnabas. Ciao, ciao Barnabas. Ciao Alice, ciao Mattia, grazie. Questo è lungo. Ciao caro tu, amico vabbè. Enrico, nel pretendere di volerti ad un pranzo tra amici, visto che è da tempo che lo si rimanda, e poi anche perché vado in un mese in clinica per terapie intensive, ti dico grazie per la pazienza, un abbraccio a te e Ale, Michi da Novara. Allora Michi, quando torni, quando esci, perché ne uscirai alla grande, prometto che andiamo a pranzo insieme a tutta Casa Peiretti, ok? Promesso, promesso. Cari amici Casa Peiretti, ciao Enrico Valentino, complimenti per la puntata. Ho sentito quello che ha detto il tuo ospite. Fa anche Bravo. Complimenti. Ciao Enrico da Collegno. Ciao Enrichetto! Ciao Enrico! Ciao Valentina, un carissimo saluto a te Enrico, un abbraccio chiunque tu sia, grazie, grazie a prescindere, ciao, ti abbracciamo come abbracciamo tutti voi, grazie, grazie, grazie amici. Ciao Mitici, bravissima sempre Valentina, Enrica da Rivalta. Ciao Enrica. Salutiamo tutte quelle che si chiamano Enrica e Enrico, che bel nome Enrico, tu hai cantato per Chiara, ma lei ha una voce spettacolare, cantò al mio matrimonio, sarebbe stato bello sentirla cantare, bravissima come sempre Valentina. Simona c'è poco tempo questa sera, ma ho parlato con Chiara, verrà una volta con più tempo, con altri fini e vedremo di cantare insieme, ciao Simona, grazie. Eccoli lì. Ciao Enrico Peiretti, ciao Valentina Branca, da Antonio Princeri Rivalta. Ciao Antonio, accottato di screenshot. Bravissimo. Lo chiamo screenshot selfie, eccetera. Bravo, bravo, bravo. Sono le 20:57, manca pochissimo alla fine di questa puntata. Voglio ringraziare Fabrizio in regia perché questa puntata non è stata facile da dirigere, con tante cose da sovrapporre a noi. Quindi sei stato perfetto Fabrizio questa sera. Perfetta è stata anche la nostra super Valentina Branca. Grazie. Ringrazio ancora Osvaldo Saitta, Stefano e Chiara per queste belle testimonianze che ci hanno regalato in Casa Peiretti. Domani sera qui con me volerà il pianoforte con le mani di Luca e poi ci sarà ancora tanta musica, i vostri messaggi, insomma siamo tornati dal vivo. D'altra parte abbiamo visto delle bellissime puntate sia di Caramagna, e faccio i complimenti a Maria Teresa e a Fabrizio per l'ottimo lavoro. Devo fare i complimenti a zia Marta perché la puntata di venerdì su Scalenghe è stata eccezionale, ma avete scritto in tanti che vi siete divertiti tantissimo e questo mi fa piacere. Ricordate in giro cos'è Casa Peiretti, perché solo col vostro aiuto noi possiamo crescere, quindi se vi siete divertiti andate in giro domani dal salumiere, dal farmacista, dall'idraulico, all'elettricista, al piastrellista, avete in casa e dite di mettere sul 13 alle ore 20 oppure alle 21:30 sull'83, però noi preferiamo il 13 alle 20 perché siamo dal vivo. Un abbraccio a tutti noi ed un bacio a mia moglie Claudia e la figlia Vanessa. Questo è l'ultimo messaggio di questa sera, a tutti quanti una buona serata, continuate con i programmi di Rete 7. Valentina Branca per voi.